clienti mostrando delle carte di identità fasulle. Sì, diciamo che gli accertamenti che si sono avviati in maniera tempestiva grazie ad una importante quanto provvidenziale segnalazione da parte del direttore dell'Istituto di Credito della zona ci hanno permesso di ricostruire appunto questo meccanismo particolarmente collaudato. Venivano contraffatti dei documenti d'identità e successivamente tramite la loro spendita venivano attivati dei conto correnti per conseguirne in un secondo momento delle finalità economiche. Una persona è stata arrestata e altre tre invece denunciate. Sì, perché fisicamente è stata individuata una persona, una donna di origine campana, che proprio fisicamente ha provveduto all'apertura di un conto corrente presso un istituto di credito e ha provato a fare altrettanto presso altri due in maniera infruttuosa, attraverso appunto la spendita di questi documenti falsi. Per le altre tre persone invece si è proceduto ad una denuncia in stato di libertà, poiché hanno collaborato la donna, ma fisicamente non hanno prodotto la spendita dei documenti falsi.